Ciao raga, sono Siv e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono troppo contento perché qui sotto il mio 2JZ finalmente è pronto. Per chi si fosse perso i primi due episodi, vi faccio un piccolo riassunto. Ho comprato la macchina nei miei sogni, si è rivelata, come dal primo episodio, da sogno ad incubo, perché è esplosa subito. Quindi siamo andati a forgiare il motore, questo 2JZ che non ha bisogno di presentazioni. Non ho preso il taglierino perché me lo voglio gustare fino all'ultimo in questo momento. Voglio che duri molto. Signore e signori, abbiamo tolto le protezioni, qui abbiamo il 2JZ pulito. Ci ha costato 80 euro questa pulizia, però ne vale la pena, 80 euro spesi bene. Togliamo la pasta. Poi bisognerà pulire tutta sta merda. Avanti di olio esausto e pezzi di motore. Veramente film di merda. Puoi vedere se ancora mi dite che non faccio niente. Sì. Poca. Cazzo di servizio. Grazie. Visita. Sono ancora i pezzi di motore di pistone di AliExpress. Via. Lasciamo spazio al nuovo motore. Sperando non la pezzi. Finalmente in piedi. Abbiamo messo semipavimento, coppa, portafiltro olio, pompa olio, paraolio, paraolio varie, tutto. Stiamo facendo pochi video perché siamo presi, siamo belli concentrati, vogliamo fare le cose al top. E siamo avanti, cosa facciamo dottore? Al baraccano, distribuzione, comprare l'acqua, consigli vari. Ci vediamo dopo. Se siete qui vuol dire che siete appassionati d'auto, quindi ho un piccolo consiglio veloce per voi che potrebbe tornarvi molto utile. Facendo un check su Car Vertical, che è un'applicazione o un sito internet, potete avere una panoramica completa del mezzo che state comprando con un costo veramente irrisorio. Vi faccio vedere un piccolo esempio che resterete a bocca aperta. Come vedete questo macchina è tutto a posto, non risulta rubato, i chilometri sono a posto, è una curva normale, non è stato schilometrato, ma c'è un problema appunto ai danni. Scendendo ci dice che questo veicolo è stato danneggiato addirittura due volte. Saliamo, andiamo a vedere le fotografie ragazzi, e qui c'è da mettersi le mani nei capelli, perché qui addirittura ha preso fuoco. Quindi stiamo parlando di una macchina che voi comprate magari in concessionaria dove viene stato detto che la macchina è super a posto e previene una situazione del genere. Quindi io vi consiglio altamente, con un costo veramente irrisorio, che perché si parla di pochi euro, col codice sconto SIV tra l'altro pagate ancora meno, avete un controllo dell'auto, magari potete trovare qualcosa di spiacevole e secondo me ne vale la pena. Fatemi sapere se trovate qualcosa di strano. Qualche commento? Penso che comunque dopo tutto questo percorso usarla sarà ancora più soddisfacente, perché l'ho sofferta e ho anche tra virgolette sudata, perché oggi pomeriggio ho sudato come un porco. Non si vede perché io sono sudo, cioè non ho un sudore aggressivo, ma che cazzo ne frega. Visto che aveva i pezzi puliti, ho trattato come se fosse stato una 2004, con i guanti. Questo lo tagliamo. Questo lo mettiamo. Visto qualche 2004 interessato a fare un giro con la Supra, iscriva su Instagram, sempre che non basso 993. Anche 2005 con gli anni compiuti 18. E le 2006 mi dica. No, la 2006 no. Poi tu stai con la 2004. 2003. Stiamo viaggiando, abbiamo dato pulegge, pompa acqua, galoppino. Ora mettiamo la cinghia di distribuzione, tutti i vari card e mettiamo in fase e ci siamo. Mamma mia, pure. Ok. Qua rossina dietro? Sì. Allora dietro va perfetto. So già che alcuni mi scriveranno nei commenti, ma perché non hai messo le pulegge? E poi lavoreremo ancora, adesso vogliamo che vada tutto bene. Poi quando va tutto bene iniziamo a fare di tutto e di più, però la priorità adesso era farlo andare. Il motore è pronto, non so nemmeno cosa dire, sono troppo emozionato. Sono le 10 di sera, assieme a Yuri abbiamo deciso di andare a casa a dormire,
per svegliarci domani mattina presto e partire da freschi, prenderlo e buttarlo dentro la Supra. Ci siamo quasi. Troppo carico. Buongiorno ragazzi, stamattina siamo subito operativi, dobbiamo prendere il 2GZ e metterlo nella Supra. Quindi ora poche chiacchiere e ci adoperiamo. Mulettista, sei carico? Pronti, dai. Pronti? Allora? Stiamo ridando un cuore. Non mi sembra vero. Signori, ci siamo. Finalmente, dopo tanti mesi e tanta attesa, ci siamo, il 2GZ è tornato al suo posto meglio di prima. Cosa dici a caldo prima di andare in ferie? Mi spiace, no, non è vero, devo andare in ferie, quindi i lavori si fermeranno un attimo, però torno presto. Siamo tornati, più che siamo, lui è tornato, perché dai, Yuri è andato in ferie, ma io nel mentre non sono stato fermo, perché sono andato da Acme e ho preso tutta la sensoristica per iniziare a fare i lavori come si deve, perché prima addirittura c'era solo una sonda lambda e andava, tra l'altro, lo strumento, manco in centralina. Esattamente. Non so come hanno fatto a fare quella macchina lì. Mancavano parecchie cose. Adesso apriamo i sensori e ve li facciamo vedere. Vai Yuri, spiega. Iniziamo con questa, che è l'EGT, okay. Un sensore che ci dirà la temperatura dei gas di scarico. Che questo andrà sul collettore, prima del turbo. Dopo la turbina posizioneremo la sonda lambda. Sul downpipe, ne abbiamo già un altro che era quella che andava sullo strumento, questo ci andrà in centralina. Dirà il rapporto esatto tra benzina e aria dell'auto. Okay. Poi abbiamo un sensore temperatura olio che andrà montato sulla coppa. Perfetto. Pressione olio. Così possiamo fare un po' più i maiali. Abbiamo sott'occhio la situazione, in più metteremo dei controlli in centralina, quindi se arriveremo a tot temperature o a tot valori, la centralina bloccherà, quindi non dovremo più fare altri patatrack. Esattamente. Stiamo cercando di fare le cose fatte bene al meglio, non solo minchia mille cavalli, ma macchina che vada bene, che duri e che sia elettronicamente gestita, okay, bene. E questo ci vincerà il buon Acme, che la metterà sul banco. Avrà la sua bella gatta a pelare, perché lì hanno fatto un po' un cinema. Però vabbè, dai. Non mi sembra vero, oggi è il grande giorno, ora c'è solo da pregare, sperare che vada tutto bene e che non ci siano brutte sorprese, ma sono fiducioso, dai, andiamo. Ragazzi, siamo. La situazione è bella succosa, Yuri sta finendo le ultime cose e poi accendiamo. Adesso avvicinati pure, facciamo vedere un po' il vano. Eccolo qua, tra una bestemmia e l'altra hai qualcosa di buono da dirci? Dobbiamo provare a vedere se parte. Ci siamo. È arrivato il momento. Finalmente il supprozzo quasi pronto, mancano alcune cose, dobbiamo ancora montare il downpipe, fare la linea e l'acqua del turbo. Poi cos'è che manca? Sì, manca definire e montare il cambio, un wastegate, un po' di cose, un po' di tubicini. Però possiamo arrivati, comunque accenderla. Esatto, siamo arrivati alla prima accensione. Però io direi che, se non hai altro da dire... Sono un po' emozionato, tu sei pronto? Te sì, la senti? Io direi di accenderla. Magari non parte, facciamo una figura di merda enorme. Facciamo tutto in diretta. Ok. Senza tagli, anche se viene più lungo. Speriamo che la batteria sia carica, allora è tutto. Aspetta, io mi metto lì così, faccio vedere il motore, ma mi si vede anche la mia faccia. Perché volevo guardare il motore, aspetta. Se mi metto così si vede la mia faccia del motore? Buono. Proviamo. Vai. Che è stato nei corsi. Ricordiamo l'altra volta quando l'abbiamo sentito, ma anche un po' di tempo. Era
tanto nel cambio, tot. No, via. Non fa un filo di fumo, neanche di benzina, niente. Ero talmente emozionato e felice che mi sono completamente dimenticato di filmare la chiusura e me ne sono accorto soltanto ora che ho finito di montare il video, quindi ne sto registrando uno qui al volo a casa. Non c'è tant'altro da dire, iscrivetevi perché nel prossimo video la vedrete in strada finalmente e lasciatemi un mi piace perché il vostro supporto lo sapete che è importantissimo. Mi ha dato la carica per affrontare questo progetto che mi ha fatto patire.